un esito positivo della riunione perché si è appurato oggi, dati alla mano, con dati precisi, che il 50% degli interventi è stato ultimato o in corso di ultimazione entro questo mese o più agosto. Significa acqua immessa in rete. E questa è la risposta che dobbiamo dare ai cittadini e questo è avvenuto. Devo dare atto che grandissima parte di questi interventi ultimati e a cura di Sicilia Acqua, la società partecipata dalla Regione che ha dimostrato grande efficacia e prontezza di intervento. Questo è il piano dei 20 milioni finanziato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ma è in corso un ulteriore piano per 28,6 milioni di euro a carico interamente del bilancio regionale, con il quale stiamo programmando ulteriori interventi che vedranno la luce nei prossimi mesi. A questo va aggiunto comunque un plafond di circa 1,5 milioni di euro, quelle ad oggi impegnate, ma sono disponibili altre 2,5 milioni, 3 milioni di euro per la riparazione e acquisto di autobotti. Oggi abbiamo reimmesso in Sicilia circa 110 autobotti che servono a sopperire alle esigenze di crisi locale. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e della Compagnia di Sciacca hanno dato esecuzione a due ordinanze applicative di misure cautelari nei confronti di sette soggetti, di cui cinque sottoposti alla custodia in carcere e due destinatari degli arresti domiciliari. Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, usura, corruzione e illecita concorrenza aggravate dalla finalità di agevolare Cosa Nostra, scambio elettorale politico mafioso e traffico illecito di rifiuti. Per l'esecuzione dei provvedimenti sono stati impiegati oltre 100 militari della Guardia di Finanza, in forza ai reparti di Palermo e Agrigento, che stanno inoltre effettuando perquisizioni in diverse province siciliane e nel Molise, presso abitazioni e sedi societarie nella disponibilità di 22 indagati. Nel corso delle investigazioni sarebbe infatti emerso un penetrante potere di infiltrazione del sodalizio criminale nell'economia legale, con particolare riferimento ai settori delle costruzioni e del movimento terra, connessi alla realizzazione di opere pubbliche ricadenti sul territorio di influenza dell'articolazione di Cosa Nostra, attuato anche ricorrendo a condotte estorsive, di illecita concorrenza con minaccia o violenza e di usura in danno di imprenditori estranei alla cerchia fiduciaria del nuovo reggente della famiglia mafiosa. Tra i destinatari delle ordinanze di custodia cautelare figura anche un pubblico ufficiale, in capo al quale sono stati ipotizzati i reati di corruzione e di falso, in quanto nel 2021, in cambio dell'esecuzione a titolo gratuito di alcuni lavori presso la propria abitazione, avrebbe agevolato la società riconducibile a uno degli imprenditori mafiosi per l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla realizzazione dell'hub vaccinale di Sciacca. Catania. Contrasto alla movida selvaggia, sanzionato titolare di un pub. Nell'ambito dei servizi straordinari dei carabinieri del Comando Provinciale di Catania, per garantire sicurezza ai cittadini e turisti che, in questi mesi estivi, affollano il capoluogo etneo, i carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, in collaborazione con la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, sono stati impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell'illegalità diffusa nelle zone della movida del centro città. Le attività di controllo hanno riguardato, in particolare, un pub della zona e si sono concluse con una denuncia a piede libero e contestazioni amministrative elevate nei confronti del titolare della predetta attività commerciale. L'uomo, un 51enne catanese, aveva omesso di far revisionare gli estintori presenti nel locale, attività che è regolata dalla norma antincendio e comporta una serie di interventi di natura tecnica. I carabinieri hanno anche accertato che il 51enne non era in possesso della certificazione sull'igiene e la sicurezza del settore alimentare, accertate altre mancanze e il titolare è stato sanzionato per 5.066 euro. I militari della sezione radiomobile della compagnia di Palagonia hanno arrestato in flagranza un 50enne del posto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
L'equipaggio si trova sulla strada provinciale 76 per svolgere un posto di controllo. Nei pressi del cimitero di Paragonia, con andatura molto cauta, transitava una Fiat Punto, sulla quale era presente il cinquantenne, immediatamente riconosciuto per i suoi numerosi precedenti giudiziari, ovviamente indotto i carabinieri ad intimare l'altro al conducente. Come immaginato, il cinquantenne ha sin da subito manifestato uno strano ed ingiustificabile nervosismo, a seguito del quale i militari, insospettitisi, hanno deciso di perquisirlo, così rinvenendo all'interno degli indumenti un involucro di celofano contenente 90 grammi di hashish. Le ricerche sono state poi estese presso l'abitazione dell'uomo che, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente ai carabinieri un bilancino elettronico di precisione, assumendosi ogni responsabilità in merito al possesso dell'hashish. Sempre lo stesso soggetto, solo una ventina di giorni prima, era stato beccato ed arrestato sempre a Paragonia con 390 grammi di marijuana, proprio dagli stessi carabinieri della medesima compagnia. A seguito di quell'arresto, il giudice aveva fra l'altro imposto al cinquantenne il divieto di dimora e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con l'obbligo di non uscire da casa nella fascia oraria intercorrente dalle 19 alle 8. Quindi per tal motivo è stato adesso altresì denunciato anche per violazione delle prescrizioni. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Prosegue a Catania lo spazzamento meccanizzato e manuale delle oltre 4.000 tonnellate solo negli spazi pubblici dell'Ottocento di emissioni sabbiose ricadute su Catania lo scorso 4 luglio. Quasi 200 le tonnellate di cenne da strada e marciapiedi già rimosse, con procedure avviate la sera stessa dell'evento emergenziale. Priorità è stata data alle strade indicate espressamente del piano di protezione civile e nelle arterie principali del centro storico e nelle zone commerciali. Criticità si sono riscontrate nella fase di scarico delle spazzatrici e nella fluidità allo sversamento nella piattaforma Eco e Recuperi sita a Caltanissetta. L'amministrazione comunale, per ovviare al problema, sta provvedendo a una convenzione con un'altra piattaforma per lo smaltimento della cenere, che in tempi strettissimi dunque dovrebbe essere più agevole e veloce tramite il posizionamento sul territorio di casse scarrabili a servizio delle spazzatrici. Il Comune ha inoltre programmato interventi di spazzamento meccanizzato in tutte le altre strade servite esclusivamente allo spazzamento manuale, modalità che tuttavia non è sufficiente a rimuovere completamente la cenere vulcanica. Va sottolineato che un'ulteriore difficoltà riguarda l'impiego delle spazzatrici nell'Ottocento, possibile solo in orari nei quali le attività commerciali sono chiuse e le strade sgombere dalla presenza di cittadini, a causa dell'elevato sollevamento di polveri causato dall'azione dei mezzi meccanici. Per consentire l'attività di spazzamento meccanizzato, per il cui completamento sono necessari numerosi giorni lavorativi con un'aspirazione accurata della cenere vulcanica, un piano d'azione è stato concordato con l'Ufficio del Traffico Urbano, la Polizia Locale e il Coordinamento della Direzione Ecologia, con l'applicazione di divieti di sosta, soprattutto in ore serali, nelle strade interessate dal piano di intervento di spazzamento meccanizzato. L'amministrazione comunale di Catania dalle prime ore di stamani sta provvedendo a rimuovere con spese a carico dei proprietari un chiosco abusivo posizionato in piazza Stesicolo. Operatori dei multiservizi, assistiti da pattuglie della polizia locale, stanno rimuovendo il manufatto dopo le diverse diffide titolari rimaste in evase. Il completamento degli interventi è previsto per la giornata di domani, venerdì 12 luglio.